Maestro indiscusso del minimalismo americano, Sol Hewitt è unanimemente riconosciuto come uno dei padri fondatori e principali teorici dell'arte concettuale, il movimento che dalla metà degli anni 60 segna un punto di rottura con l'arte tradizionale, spostando l'attenzione dall'esecuzione materiale dell'opera e dalla sua percezione estetica al procedimento mentale e alla dimensione concettuale che ad esse sottendono. Per cogliere la portata rivoluzionaria del pensiero di Hewitt, basti citare uno dei più celebri passaggi dei paragrafi sull'arte concettuale, lo scritto del 1967 che insieme ad altri, da lui stessi redatti, contribuiscono a definire questa tendenza. Nell'arte concettuale l'idea o concetto costituisce l'aspetto più importante del lavoro. Quando un artista utilizza una forma di arte concettuale, vuol dire che tutto il progetto e tutte le decisioni sono prese anticipatamente e che l'esecuzione si riduce a un fatto meccanico. L'idea diventa una macchina che realizza l'arte. L'universo concettuale e formale dell'artista è quello rigorosamente geometrico, dal quale trae idee per progettare strutture modulari tridimensionali composte a partire dalla forma del cubo. Figura prediletta per la possibilità che offre di ottenere infinite combinazioni, o wall drawings, dove la linea è indagata in tutte le sue varianti su una superficie bidimensionale. Hewitt, nel corso degli anni, si è misurato con ogni tipo di medium e tecnica, dalla scultura, structures, alla pittura, wall drawings, alla ceramica, al libro d'artista, alla fotografia, alla grafica, al design. Si vedano in particolare i wall drawings, letteralmente disegni su pareti, che costituiscono forse l'espressione più eloquente della sua visione teorico-concettuale dell'arte. Introdotti nel 1968, essi presentano sulla superficie bidimensionale della parete dei veri e propri disegni eseguiti seguendo le indicazioni fornite precedentemente dall'artista in un progetto, di solito puntuale e illustrato, assimilabile a quello di un architetto. Nei primi esemplari è utilizzata la grafite dura, a cui col tempo Hewitt sostituisce gli inchiostri colorati e gli acrilici, sollecitato anche dall'incontro con la grande pittura murale italiana. Il primo viaggio in Italia dell'artista risale all'inizio degli anni 50. Ad esso faranno seguito altri soggiorni fino alla lunga permanenza negli anni 80, nella città di Spoleto, dove era giunto nel 1971 in compagnia dei coniugi Bonomo, collezionisti d'arte, attratto dal vivace clima culturale ed artistico sviluppatosi attorno al Festival dei Due Mondi e dove più tardi acquisterà una casa sulle pendici del Monte Luco. A Monte Luco lui venne come ospite, facemmo diverse gite, naturalmente Assisi, Arezzo. Quando vide il Piero della Francesca, che per gli americani è una specie di principio, anche Giotto. Sì, mi ricordo che una volta mi fece vedere nella chiesa di Giotto Superiore, nella Basilica di San Francesco, che c'è, entrando dal prato, diciamo, sulla sinistra c'è un tubo che entra nella formella di Giotto. E Sol disse, vedi, lui ci ha dipinto sopra, senza curarsi che la struttura disturbasse la forma dell'opera. Dice, lui ci ha dipinto sopra. E lui ha guardato molto bene l'arte italiana e l'ha guardato un po' anche con umiltà, devo dire. Stando a Spoleto e fermandosi lì, si mise a dipingere sui muri, a disegnare sui muri, perché allora usava il carboncino e la matita. E ci rendemmo conto che lui stava facendo un'opera e la comprammo,
due muri fece lui. Poi il terzo muro dell'eremo, che è nella stanza dove lui dormiva, lui lo fece in una notte, si svegliò, si vede che non poteva dormire, e fece quelle quattro direzioni, il disegno in quattro direzioni, e poi scrisse, preso un foglio di carta e scrisse a Gogo, nostra figlia, grazie Gogo per la tua stanza da letto. Nel 1972, di nuovo a Spoleto, Lewitt progetta Wall Drawing 136 per la celebre mostra collettiva organizzata nell'ambito del Festival dei Due Mondi. Un periodo anche molto intenso, non tanto per le opere che sono rimaste, però portarono un sacco di gente dell'arte, galleristi, musicisti. Mi ricordo i primi anni in cui sentimmo Philip Glass, Steve Reich, eccetera, e Sol era lì presente e lavorava. E lavorava in un certo tavolo dell'eremo, e molti di quei disegni di quell'anno lì, che sono tra i più belli che lui abbia fatto, sotto sono firmati Sol Lewitt, Spoleto 1972. Nel 1976 Sol Lewitt lavora nella cosiddetta Torre Vecchia, la residenza di Spoleto dei Bonomo, dove si cimenta nella esecuzione di due wall drawings, il wall drawing 288 e il wall drawing 301. E fece un'opera, credo, più unica che rara, perché avendo molto tempo, d'inverno, passava le ore in questa torre che era riscaldata, insomma era abitabile, ma lui però dormiva sopra e la sera ritornava sopra, e fece come dei ricami, delle immagini con delle scritte, per modo di dire, metteva una linea in mezzo a un muro e allora faceva linea che divide il muro a metà, a mezza strada tra il top e il bottom, scritti con una calligrafia che sembra un ricamo. Ed è veramente un'opera molto concettuale, ma anche molto romantica, perché Sol aveva questo aspetto romantico dei rapporti con la vita, insomma. Il wall drawing 301 è riconducibile alla serie dei location drawings cui Lewitt si dedica a partire dai primi anni 70. Nei location drawings egli fornisce dettagliate e a volte ridondanti descrizioni scritte relative alla collocazione nello spazio di punti, linee, figure geometriche piane sul foglio o sulla parete. Sol Lewitt, prolungando la sua permanenza nell'eremo di Monteluco di Marilena e Lorenzo Bonomo, nel mese di dicembre del 1976 raccoglie immagini fotografiche per il libro From Monteluco to Spoleto. Ed è dedicato a Lorenzo e Marilena Bonomo, perché era il percorso che lui faceva tutti i giorni. Fino dall'eremo alla torre. Nel corso del 1978 si stabilisce in maniera più continuativa nella città umbra. Da qui, piuttosto che dagli Stati Uniti, dove peraltro prosegue regolarmente la sua attività espositiva, è più facile per Lewitt mantenere contatti con i principali centri europei dove lavora febbrilmente e che lo vedono affermarsi come uno dei maggiori protagonisti della scena artistica internazionale. Nel 1980 a Spoleto progetta e fa realizzare Muro, la costruzione in pietra calcarea e malta di cemento collocata nel parco pubblico contiguo al viale Giacomo Matteotti, nell'ambito della mostra organizzata da Lucio Amelio, Italo Tommassoni e Alberto Zammatti.
Sol rappresenta un esempio paradigmatico, archetipale di questa immagine della cultura figurativa nella città, perché è stato l'artista che ha per primo abolito la profondità dello spazio, ha sostituito al concetto di spazio l'idea di luogo e ha impresso una sorta di torsione semantica al linguaggio figurativo, avvicinandosi proprio con una prossimità alle cose che ha trovato poi la sua espressione emblematica nei wall drawing. Mi ricordo che quando io ho parlato con Sol, lui mi aveva spiegato che voleva semplicemente un posto dove poter fare questo muro con i materiali locali. L'idea era di legarlo all'ambiente, al posto dove farlo, con i materiali del luogo. Mi diceva che se l'avesse fatto in un altro posto avrebbe fatto di tufo, oppure se, non so, in città dove si usa solo il mattone l'avrebbe fatto di mattone, eccetera. Non era un problema di forma, era un problema solamente di concetto. Non c'era un progetto, lui aveva detto questo ed era soddisfatto di essere messo nella non lo voleva nell'architettura, lo voleva in un prato. Infatti sulla passeggiata è lì che è nato e lì è stato fatto. Nel 1981 ripete l'esperienza della installazione di un'opera site specific a Civitella, località nel comune di Foligno, con il wall drawing 355, raffigurante un cerchio bianco sulla parete di una abitazione. L'opera è nata una bellissima mattina, c'era un sole splendido. Lui è venuto, ha visto i luoghi, i paesaggi, le cose eccetera, senza nemmeno dirmi che qual era la sua intenzione. Mi ha detto, dice, Maurizio, possiamo fare una cosa su questa parete di Civitella? Dico, sì, certamente. Sai, gli anziani sulle nostre zone hanno visto questa cosa come un segno di rinascita, quindi di difesa totale delle loro abitazioni. Nel 1983 appare il motivo delle stelle nel wall drawing 396 presso l'Accademia di Belle Arti di Perugia. Sol Lewitt è venuto in Accademia e ha contattato degli studenti e con essi ha realizzato l'opera. Ha fatto prima il progetto, che rimane di proprietà della famiglia, adesso degli eredi di Sol Lewitt, e ha chiamato quattro studenti per realizzare sulle pareti del corridoio d'ingresso dell'Accademia quest'opera. E i ragazzi che erano stati chiamati allora hanno avuto anche fortuna, perché hanno continuato a fare gli artisti e sono, è bene sempre citarli, sono Oriano Baldelli, sono Edward Winklofer, sono Luca Costantini e Alain Bolzan. Questa è una dinamica che spesso viene usata nel lavoro di Sol Lewitt, perché il lavoro al momento progettuale forse più importante poi della realizzazione, e il lavoro si va a connotare proprio nello scarto tra il progetto e la sua realizzazione, che può essere fatta dall'artista o anche da altre persone incaricate normalmente dall'artista, dai suoi assistenti o come in questo caso da quattro studenti. Il motivo delle stelle, utilizzato nel wall drawing 396 di Perugia, ritorna nelle ceramiche fatte eseguire a Deruta. È cominciato così una lunghissima collaborazione fra Carol e loro, e a cui è partecipato Sol, che prima ha disegnato un servizio da tavolo per casa proprio, e poi ha fatto una serie di stelle fra 3 e 10 punti. Il servizio da tavolo è questa, che i piatti fondi e i pezzi da servire
hanno un fondo colorato o giallo o blu o nero o grigio. E poi la serie dei piatti hanno sul fondo bianco o grigio hanno la serie di stelle a diversi punti in colore. Lewitt amplia il proprio repertorio formale con l'elaborazione dei progetti per le piramidi. La serie di 19 poliedri in legno smaltato, presentata in occasione della mostra svoltasi nel 1985 a Spoleto, presso la bottega del falegname Fausto Scaramucci, a cura del Consorzio del Comprensorio Spoletino, presidente Bruno Toscano, ne dà ampia testimonianza. Come ricordato nell'invito, la mostra raccoglie sculture che di lì a poco saranno inviate a mostre e collezioni internazionali. Toscano, in quell'occasione, si esprimerà in merito alla riqualificazione dell'attività artigiana, ovvero di quella parte di risorse che ha qualificato la produzione spoletina fino all'Ottocento e che ora sta riemergendo e che può essere, come in questo caso, supportata dagli artisti. Facemmo una mostra ideata da Bruno Toscano. Bruno Toscano dice, vogliamo fare una mostra qui, facciamo insieme. Poi fece la settimana sulla pure bottega, perché è un disordine. Pulimo per bene questa bottega, poi venne giù lui, con 5 minuti queste 16 sculture che erano quelle famose che una ne prese a Bonomo, erano le prime insomma. Facemmo la cortile Vito Bianco, Orso e Panzanella. E ci fu un sacco di gente e facemmo questo rifresco. Era l'8 luglio del 1985. Dalle piramidi avrà origine la serie delle Complex Forms, che trova, come le piramidi, il suo corrispettivo nei wall drawings. Complex Form 90, esposta nella nuova sala dedicata all'artista allestita presso Palazzo Collicola, costituisce uno degli ultimi esempi della serie. L'idea di chiedere un'opera a Sol, perché pagarla non se ne parlava naturalmente, ce l'avevamo da tanto tempo. Naturalmente non fu il comune a chiedere, non fummo noi insomma a chiedere l'opera, ma facevamo in modo che Carandente insomma, chiedesse poi a Sol un'opera e tra loro insomma c'era una certa vicinanza di stima, penso. E l'opera che venne data, questa che attualmente è in galleria, al comune costò solamente una pedana in legno d'olivo per farlo uguale al parquet del Palazzo Spada. Quindi insieme con Carandente c'erano tre o quattro di queste sculture, sempre tutte, ce n'era una molto, molto semplice, lunga, ma molto semplice, ce n'erano tre o quattro. E Carandente scelta la meglio, la più bella. Si è visto proprio solo che gli è dispiaciuto, però si è visto proprio che ha incassato il colpo. E perlomeno questa è impressione mia. E si è piata quella più bella. Si è piata. Che secondo me, come ripeto, gli è dispiaciuto solo che aveva scelto quella, ecco.
Il lavoro svolto da artigiani e architetti intorno alla corposa produzione delle Complex Forms sarà documentato con accuratezza dalla mostra tenutasi nel 1990 presso il Palazzo Rosari Spada. Fu quello il momento in cui l'avvertita esigenza di classificare, ordinare e documentare i materiali che si andavano accumulando con il progredire del progetto si trasformò nell'idea di organizzare una mostra da inserire tra quelle programmate dal Dipartimento per promuovere il Dipartimento stesso e il lavoro degli artisti giovani, locali e non. Ne parlai con i miei colleghi di studio e poi con Sol, che diede immediatamente la sua adesione al progetto, autorizzandoci a utilizzare tutto il materiale per realizzare la mostra e il catalogo. Condivise anche la scelta del critico Boni d'Oliva, che per l'autorevolezza dallo stesso acquisita nel campo delle arti contemporanee, si sperava potesse contribuire a rendere ancora più appetibile la mostra. La mostra fu allestita nel piano nobile del Palazzo Rosali Spada a Spoleto e fu inaugurata il 31 marzo del 90. Ricordo che appunto nel 90 ho proprio curato io una grande mostra di Sol solo di sculture e Sogliut mi colpì subito perché mi resi conto come il Lusci fosse non soltanto, come dire, questa idea costruttiva, progettuale, ma ci fosse un rapporto anche socratico, in quanto sono opere che lui, come wall drawing, realizzava e le ha realizzate fino alla fine della sua vita con l'assistenza, col contributo, un contributo che non era secondario ma che dava protagonismo agli esecutori. Nel 1986-87 Bruno Corà ospita Lewitt presso la sede di Opera, l'associazione costituitasi per promuovere le arti visive a Perugia. In quell'occasione progetta Wall Drawing 544. L'interesse e l'impegno di Corà nei confronti dell'opera di Lewitt si manifesteranno attivamente almeno per tutto il decennio successivo. Il secondo wall drawing per Opera del 1991 e lo Ziggurat, realizzato per la Biennale di Gubbio del 1995, ne sono una testimonianza. Una rassegna sintetica dell'attività dell'artista e illustrativa della sua poetica, esemplificata da un numero consistente di opere, è stata presentata nel 1998 in occasione della mostra Sol Lewitt in Italia, svoltasi presso il centro espositivo della Rocca Paolina di Perugia, a cura di Bruno Corà e Mauro Panzera, con la collaborazione di Giorgio Bonomi e Antonio Carlo Ponti. Perugia, come ha scritto Ponti nel suo saggio, è tappa rilevante del percorso tracciato in Umbria da Sol Lewitt. E la maquette del 1995 per una scultura ancora non eseguita ne offre ulteriore conferma. Nel 2000, in occasione della nuova apertura della Galleria d'Arte Moderna di Spoleto, Lewitt ha donato al museo il wall drawing 951. Bands of Color del 2000 è l'unica sala al mondo che è completamente rivestita dai suoi wall drawing, perché i wall drawings sono non solo sulle pareti ma anche sulla volta e non c'è un altro esempio uguale. La bellezza di questa sala è detta in poche parole, cioè nella grande tensione intellettuale che c'è dietro quel progetto e nella perfetta accuratezza esecutiva che quindi diventa perfezione formale. Sol Lewitt, con la generosità che lo ha sempre contraddistinto sia come uomo sia come artista, dona nel 2000 il progetto per la struttura monumentale torre collocata nei giardini comunali di La Bianca a Campello sul Clitunno.
ci mettemmo alla ricerca di un artista di fama naturalmente internazionale che vivesse e conoscesse la cultura del nostro territorio. Allora con l'architetto che mi aveva progettato, disegnato, ridisegnato diciamo, il centro del paese, mi fece incontrare Sogliuvit e insieme decidemmo di erigere questo monumento, questa grande scultura. E sempre per volere di Sogliuvit, oltre a essere dedicata, perché era in quegli anni che ci fu quell'efferato attentato alle Torri Gemelle dove migliaia e migliaia di innocenti perirono, oltre a dedicarla alle torri di New York, Sol lo volle dedicare a un amico che non c'era più, a un amico che aveva praticamente la sua attività di farmacista nella piazza del paese e l'anno prima praticamente era scomparso. E quindi c'è la scultura ha questo doppio titolo, o doppia dedica alle vittime delle Torri Gemelle, ma anche all'amico scomparso, all'amico che non c'era più. In Umbria, Sogliuvit ha lasciato un gruppo composito di opere conservate in luoghi pubblici e una serie ragguardevole di lavori presso privati, molto spesso frutto di generose donazioni da parte dell'artista ad amici, collaboratori o semplici conoscenti. Lavori nel complesso rivelatori di una presenza in città e nel territorio attenta e a suo modo partecipe dell'ambiente sociale, artistico e culturale. Chi era Sol? Sol è stato il più grande, insieme con Donald Judd, con altri, con Olisky, con altri, uno dei più grandi minimalisti americani. In qualche modo l'opera di Sogliuvit è stata un'opera interattiva, fin dall'inizio, come poetica. Ed era un lavoro, in effetti, giocato naturalmente moltissimo, se si può dire così, sul concetto che poi nel suo risultato diventava oggetto visivo. E devo dire che quello che è straordinario è che non ha mai sbagliato. Ogni volta che ha inventato un qualche cosa di importante nuovo, questo importante nuovo ha funzionato. Io ho visto tante opere di Sol in giro per l'Italia. Non mi pare che si sia molto distaccato dalla sua idea americana. Lui era, come io sono napoletano e risiedo qui a Roma, lui era nato ed è morto nel Connecticut in America. E non so perché ci piaceva tutte e due noi, e io sono nato a Napoli e quindi amo il mare e a Spoleto il mare non c'è, però non so come mai ci è venuta questa passione così intensa per l'Umbria, per l'Umbria verde, per l'Umbria carducciana, per l'Umbria così, così sensibile al valore della campagna, al valore della buona tavola. Ma io so che Sol amava molto queste cose e le viveva con grande passione. Se noi vogliamo analizzare le sue opere create in un contesto, direi, di straordinaria importanza culturale come l'Umbria, Spoleto, e noi ci rendiamo conto come dietro a questa costruzione aniconica, cioè non figurativa, dovuto anche al fatto che Sogliuvit era di origine ebraica, quindi portava con sé culturalmente il tabù della figurazione. Allora diciamo che l'astrazione di Sogliuvit e la figurazione degli affreschi medievali, della iconografia straordinaria che ritroviamo nelle chiese umbre, a mio avviso trovavano una sorta di dialogo, di integrazione, di equilibrio. In realtà Sogliuvit alla fine ha lavorato anche lui sul principio di
simmetria, armonia e proporzione. Anche laddove può sembrare volutamente asimmetrico, alla fine c'era un ordine costruttivo di fondo che restituiva, a mio avviso, una compostezza alla visione e direi una disciplina allo spettatore.